L'architettura, il progetto degli spazi e il design hanno certamente un peso molto rilevante nell'attività che svolgo. Occupandomi di wealth management, sia a livello accademico che a livello professionale, tendo infatti a, quando possibile, unire il meglio che si può l'utile al dilettevole. L'investimento fatto in cose belle e redditizie è la cosa più bella che si possa fare. Un bel immobile, un museo di alto design in cui sono contenute delle opere d'arte di grande valore, sono dei pivot assolutamente insostituibili nel mio mestiere. L'architettura e il design non solo possono, ma devono migliorare l'impatto rispetto a quello che è la problematica del coronavirus e di eventuali future pandemie che dovessero esserci. In prospettiva è necessario che gli architetti e i designer propongano e offrano sul territorio delle forme innovative che a sé stanti riescano a generare uno stato di controllo. Diciamo che quello che a nostro parere sta succedendo in queste fasi, ma lo vediamo sui mercati anche internazionali, è che un po' tutti abbiamo perso il senso del controllo. A parte che la vita non è che uno la possa controllare tutti i momenti, però molte volte cerchiamo di essere convinti di essere in grado di controllare le cose. Non lo saremo mai, ma certamente design e architettura in queste fasi critiche, come anche nei dopoguerra, insomma, devono essere dei fondamentali su cui il cittadino possa contare in termini assoluti. L'emblema, il simbolo di un'opera d'arte e di design che sia funzionale a creare certezze e bellezza in una fase di incertezza come questa, ha certamente una valenza eccezionale. Le sinergie tra l'architettura e il settore dell'art market, di cui mi occupo, sono molto evidenti. Le più grandi fiere d'arte internazionali come Art Basel hanno la firma di grandissimi architetti nei loro spazi. Pensiamo solo appunto a Messeplatz, dove Renzo Piano ha fatto veramente qualcosa di straordinario. Ma se andiamo poi a vedere anche grandi musei per l'Italia, ne cito uno, Palazzo Grasso, vediamo la firma di Tadao Ando intervenuto su un progetto già di 20 anni prima di Guy Aulenti. E poi mi viene in mente il Guggenheim di New York, che ha la firma di Frank Lloyd Wright, così come il Guggenheim di Bilbao a quello di Frank O'Gehry. Ecco, quindi mi viene proprio da dire che i contenitori delle eccellenze artistiche dell'art market sono certamente legati da un grande fil rouge con quella che è l'architettura. Il Covid-19 ha modificato in modo decisamente radicale le forme di fruizione culturale. Ormai la fruizione online è il paradigma, più noto e a cui si è ricorso in maniera più cospicua, ma certamente andranno ripensati gli spazi espositivi in modo da poter ovviare alle criticità del ritrovare visitatori in mascherine che devono stare lontani l'uno dall'altro, proprio per evitare questo metus, questa paura di andare incontro a qualche cosa che potrebbe danneggiarci nel momento in cui stiamo godendo di qualcosa di bello. Quindi bisogna proprio pensare che la riprogettualizzazione architettonica dovrà essere in grado di creare un bello in se stesso, in questi spazi espositivi, proprio per cercare di fare una contrapposizione fattiva e formativa, anche se vogliamo. Un esempio che mi piace sempre di fare è quello già esistente della Fondazione Vedova ai magazzini del Sale di Venezia, dove sono le opere d'arte che escono dai magazzini, trasportate da dei meccanismi, e che escono, fanno il giro e si fanno vedere praticamente da parte dei visitatori e poi rientrano. Ecco, questo potrebbe essere un modo di gestire spazi espositivi in maniera decisamente innovativa e attinenti a quella che è l'emergenza attuale, che purtroppo lo sarà anche per il futuro.